Bene, buonasera a tutti e a tutte, cari amiche e cari amici, è un piacere essere di nuovo qui con voi e continuare questa serie di appuntamenti da casa con. Come sapete, gli ospiti sono sempre persone che hanno qualcosa da raccontarci, sono persone, quelle che invito, che per vita e per mestiere possono essere attenti osservatori e portatori di opinioni utili sul presente e soprattutto sul futuro. Possono darci consigli, possono essere fonte di ispirazione e anche darci un'idea di quello che ci si prospetta. E non per caso questa sera sono qui con noi Federica e Michela Pozzo, danzatrici, formatrici, coreografe e molto altro che ci racconteranno loro. Buonasera Federica, buonasera Michela, Buonasera. benvenute. Grazie per essere qui e è Grazie. sempre un piacere incontrarvi. Celebriamo anche con questo incontro, non avendolo potuto fare ancora dal vivo, i 50 anni di attività della nota scuola di Mariella Pozzo, che non a caso è la madre di Federica e Michela e le ha avviate fin da piccolissime alla danza. Mariella Pozzo è tuttora in attività ed è direttrice artistica di Eclettica Danza. Ma lascio la parola a Federica e Michela partendo da una domanda. Intanto, sperando di esserci lasciate alle spalle il periodo terribile che abbiamo vissuto e che per il mondo della cultura, per il mondo del turismo, della scuola, lasciamo perdere per un momento, ovviamente questo è stato l'ambito più drammatico, ovviamente quello sanitario. Ma ci sono dei mondi come il vostro che hanno sofferto particolarmente, come la cultura in generale, ma diciamo lo spettacolo dal vivo sicuramente è ancora in grande difficoltà. E anche la formazione, perché immagino che siate ripartite da poco e che non sia stato così semplice organizzarvi, attrezzarvi e poi soprattutto farlo con numeri estremamente ridotti rispetto a quello a cui eravate abituate prima e che comunque sono i numeri anche necessari per potersi organizzare, per poter lavorare, per poter vivere. Ecco, come siete ripartite e che cosa c'è di diverso oggi nella vostra professione, nella vostra arte, perché è un'arte rispetto a prima della pandemia? Quali sono le differenze più significative che avete vissuto e state vivendo, perché credo che sia tutto un processo in fieri, una trasformazione a cui dovete fare fronte giorno per giorno. Rispondo. La grande trasformazione è stata, più che i numeri, le linee guida da rispettare, una sorta di paura che si ha nell'avvicinarsi e nel rimettersi in una comunicazione fisica che la danza in qualche modo impone e che adesso ovviamente non è più possibile effettuare. Sono stati mesi difficili che in qualche modo ci hanno aiutato anche a ricominciare in presenza perché abbiamo portato avanti un lavoro di collegamenti virtuali in remoto per poter consentire ai nostri ragazzi di non fermarsi. Questa cosa ovviamente sia per loro che per noi è stata importante perché abbiamo mantenuto un collegamento e soprattutto loro hanno mantenuto un esercizio fisico che per 3 mesi gli ha permesso di non ricominciare da zero. E di rimettere poi di nuovo in discussione tutto un lavoro di formazione e di ripreparazione fisica che era già stata fatta prima del lockdown. Noi abbiamo riaperto a giugno, sfidando anche un po' le misure che ci spaventavano. Abbiamo detto no, dobbiamo farcela, lo dobbiamo ai nostri soci, ovviamente.
ai nostri allievi, ovviamente facendolo in totale sicurezza. Per cui abbiamo eseguito tutte quelle che erano le linee guida e i protocolli per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e a giugno abbiamo riaperto, per cui abbiamo in qualche modo interrotto un blackout che era stato veramente faticoso non soltanto fisicamente ma molto anche emotivamente. A settembre, per cui dovevamo soltanto rimettere in moto la macchina e soprattutto garantire la sicurezza e rassicurare i genitori e rassicurare anche gli adulti che vengono a fare un lavoro da noi. Ovviamente spiegando bene quali misure avevamo preso, tutta questa comunicazione ovviamente prima non esisteva, quindi in qualche modo è stato un avvicinamento anche ai genitori, cercare di tranquillizzarli, di dargli serenità per quello che riguardava quello che noi avevamo pensato di fare per garantire ovviamente la sicurezza prima di tutto loro, ma anche la nostra. Per cui ecco, il cambiamento è stato forse una necessità in più, si è sviluppata una necessità da parte di chi si è fermato di riprendere. E per cui tutti quanti si sono accorti quanto mancava la danza. Esatto, cioè questo è il concetto, cioè la consapevolezza del fatto che tu, come succede spesso nella vita, fai delle cose, credi di volerle fare, credi di amarle, ma in realtà nel momento in cui le fai non ti rendi conto di quanto siano veramente importanti per te. Mentre invece abbiamo rilevato sia da parte nostra come insegnanti, che non possiamo vivere senza questo lavoro, non possiamo vivere senza i nostri soci, e la tecnologia ci ha permesso di tenerci in contatto con loro, di proseguire nell'allenamento degli esami che erano il 17 marzo, quindi abbiamo dovuto posticipare e mantenerli, come dice Michela, allenati in tutti questi mesi, perché poi in realtà li avremo a breve. Ma soprattutto il piacere di vedere che ci sono soci che proprio hanno realizzato, molti, devo dire, il ritorno è stato buono, il comprendere che comunque al di là di tutto, del lavoro, la famiglia, la vita, e no, questo perché? Perché c'è il rapporto tra l'insegnante e il socio, l'aggregazione, cioè quindi le amiche che si ritrovano, quindi passa attraverso questo. Secondo noi e secondo la società, in realtà ho letto parecchi articoli, al di là di tutto, i ragazzini erano come ibernati. Non erano realmente, cioè, consapevoli di questo ciò che stava succedendo loro, ma come dire, rassegnati perché loro sono abituati alla tecnologia molto di più che non gli adulti. Ma nel momento in cui i ragazzi, i bambini, le persone adulte si ritrovano, si riscopre il piacere, come anche qualunque altra attività sportiva, che ripeto, non è solamente quello che tu fai per il tuo fisico, per la tua mente, per il tuo spirito, ma è il piacere di fare qualcosa insieme. Cioè, quindi questo insieme, che è la complessità della cosa, perché insieme vuol dire che devi avere tutti i crismi e le regole che seguono e che lo Stato ci impone, giustamente, noi stessi ci imponiamo. Per esempio, a giugno non abbiamo riaperto per i bambini al di sotto dei 7 anni. Ci siamo dati ci siamo fatti questo quesito. Possiamo noi permetterci in questo momento di riapertura apparente, reale, però comunque come possiamo ragionare sull'avvicinamento dei bambini? E abbiamo detto lasciamo a casa i soci di sotto i 7 anni perché non sappiamo come può essere questa situazione, più gestibile con gli adulti o comunque gli adolescenti. Adesso invece devo dire che con piacere, come il dopo, il piacere è vedere che i bambini, i ragazzini, i piccolini sono Hanno voglia, hanno proprio voglia. incistatissimi. E quindi questo per quello che riguarda la formazione, per quello che riguarda il teatro, lo spettacolo dal vivo, beh, siamo riusciti comunque a mettere in scena il 12 luglio uno spettacolo, una prova pubblica, però ad esempio nel mio caso mi hanno spostato una performance per Interplay che dovevamo fare il 1° di ottobre perché appunto non ci può essere aggregazione, dico per dire, quindi per quello che riguarda la performance ci sono dei paletti. No, è punitivo e soprattutto
bisogna garantire anche la sicurezza tra i danzatori, quindi il problema è dover cambiare, modificare uno spettacolo che magari è già strutturato. Io ho potuto farlo perché il mio lavoro, il lavoro presentato alle Vallere, al festival organizzato dal comune di Moncaglieri e l'assessorato alla cultura, la Proloco, e nella persona di Laura Pompeo per l'assessorato alla cultura, chissà se la conosci, chissà. È stata una esperienza fantastica perché abbiamo potuto trasferire il nostro lavoro, che comunque permetteva alle danzatrici una distanza di sicurezza minima, però erano tre danzatrici, era un lavoro particolare, cioè già un lavoro di gruppo. Non è possibile. Ho visto altri spettacoli di danza, voglio dire, là dove c'è il contemporaneo, ma anche la danza moderna, anche il classico, voglio dire, ci sono movimenti che sono belli e sono legati a un altro essere umano, no? Quindi abbiamo dovuto prendere gli spettacoli, lo stiamo facendo, lo dovremo fare ancora per tanto, e allontanare le persone, vuol dire però negarsi ad esempio tutto il lavoro di coppia. C'è tutto il lavoro coreografico che è legato al contatto personale. Si pensi a un pas de deux classico, per esempio. Se il ballerino non può prendere in braccio la ballerina, cessa di esistere un concetto meraviglioso, che è quello del rapporto tra le due persone. Noi facciamo anche contemporaneo, quindi voglio dire, nel contemporaneo c'è il contatto proprio della persona con l'altra persona, e quindi il partnering si chiama, laddove tu togli delle prese, si dice così in gergo, no? Trovi i movimenti, togli i movimenti coreografici che legano una persona all'altra, oppure una persona ad altre tre persone, e beh, quello vuol dire un lungo lavoro di rielaborazione di quello che era il progetto primario. Quindi siamo sempre siamo sempre in difficoltà, cioè per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo c'è una grande difficoltà. La formazione al momento si riesce a gestire, ovviamente siamo all'inizio, per cui dobbiamo capire avanti, anche la scuola, noi dipendiamo anche dal funzionamento della scuola. Se la scuola presenta poi delle carenze più avanti, automaticamente noi ne risentiremo. No, poi bisogna ricordare comunque, come hai ricordato tu all'inizio, che il settore cultura e spettacolo è stato il più distrutto, ucciso. Lo sappiamo perché vediamo i voucher che non ci sono, i bonus che non ci sono, i codici Ateco che non sono quelli giusti, e allora ad un certo punto tu ti chiedi, scusate Stato, ma noi come facciamo, no, giustamente, ad andare avanti? E andiamo avanti con le nostre sole forze. Forse è il nostro lavoro, devo dire, devo riconoscere, al di là del fatto che abbiamo delle persone che credono in noi, no? Cioè, quindi chi ci dà la possibilità comunque di metterci in scena, e i nostri soci che ci danno la possibilità di andare avanti, di trovare la forza di superare le barriere del nulla, perché comunque effettivamente, al di là di certe situazioni che sono per tutti uguali, però esistono categorie che sono quello dello spettacolo, che non vengono supportate per niente, no? Per niente, basta vedere comunque qualunque chat o qualunque assemblaggio di persone che fanno il nostro lavoro, e la situazione è devastante, perciò. È stata proprio una dimenticanza. Ma poi il cinema, ad esempio, gira su grandi numeri, mentre invece, per fortuna, ripeto e ribadisco, abbiamo persone che ci hanno dato, vedi Laura, l'opportunità di metterci in scena nonostante tutto, perché avevamo seguito tutte le regolamentazioni, però almeno abbiamo potuto far vedere il nostro lavoro comunque nonostante tutto, perciò insomma, non tutto è perduto, grazie. Oh no, complimenti, siete bravissime, state veramente, no, appunto, e anche il fatto che abbiate ripreso a giugno è stato un segnale importante, forte e significativo, di speranza. E a proposito di speranza, che cosa avete imparato da questo periodo, e alla luce di quello che avete imparato, qual è la vostra lettura del futuro, anche quella, insomma, più ampia, la lettura della vostra compagnia, della vostra scuola, di tutto questo grande sistema che è stato creato 50 anni fa dalla vostra madre
iniziatrice, perché insomma Insegnante, insegnante, la nostra prima maestra. sì, voi avete iniziato da piccolissime, quindi Anni. ecco. Ma abbiamo imparato prima di tutto che non ci si ferma. La disciplina. Qualunque sia l'ostacolo, non ci si ferma. La danza, l'insegnamento della danza è una di quelle, immagino anche l'insegnamento di una qualunque disciplina. La danza, forse, avendo a che fare con un lavoro che si fa sul corpo di un bambino, di un adolescente, di un adulto. Non si può fare a distanza, cioè No, la caratteristica del buon insegnamento è l'insegnante, è quello che l'insegnante passa all'allievo, è quello che sono gli strumenti creativi, quegli strumenti alternativi alle classiche parole dette che rendono affascinante, rendono interessante l'insegnante all'allievo. certo. Anche perché, scusa se ti interrompo, se no sono decenni che prima in televisione, poi le video, i VHS, poi ormai online su YouTube, eccetera, ci sono esercizi Ovunque puoi prendere degli ovunque esercizi da una e farli. vita, quindi però. Non è quello l'insegnamento, quello è un eseguire, è un mantenersi, ma l'insegnamento non si può fare a distanza, non si può. Infatti. Come se fosse proprio una trasmissione, un rapporto diretto Sì, è tra una le persone. condizione fondamentale per l'insegnante stare vicino all'allievo, non distante. Cioè, faccio un esempio che è ridicolo, è un po' anni 80, ma d'altra parte noi siamo anche un po' anni 80. La grandissima Jane Fonda ha fatto delle lezioni di aerobica. Pensavo proprio a quello, sì. Ok, è stata la prima, se vogliamo, che ha detto, ok, molto americana, ha detto, facciamo queste lezioni. Io ti faccio la lezione, molto belle, ha avuto un successo strepitoso. E le donne, quegli scaldamuscoli che si mettevano davanti alla televisione con il loro bel videoregistratore e facevano le loro lezioni. Bellissime. Dopodiché, se io faccio, non la stessa lezione, perché ovviamente la disciplina si è evoluta, ma se io faccio una lezione di tone and dance o di musical o di contemporaneo, io ho dietro degli esseri umani che controllo e non possono sgarrare di un millimetro, nel senso che se uno ha male un braccio, sono io per prima a dirle non muovere questo, non fare questo esercizio perché questo so già che ti fa male. Oppure se vedo che lo fa con la postura scorretta, come diceva Michela, glielo anticipo e arriviamo al risultato e soprattutto se io faccio una coreografia, un balletto, insegno, uso delle parole che sono quelle che noi sappiamo maestri per far arrivare, per passare il verbo, per passare il pensiero, il messaggio. E quindi se io ti evoco un'altra figura, tu riesci ad acchiappare, a percepire il movimento attraverso un'altra cosa. Questo solo l'insegnante lo può fare. O se fai una lezione di classico, non ti basta avere un video girato in una scuola sconosciuta da un'altra parte per poter sapere che la tua insegnante è importante, perché l'insegnante è quella che ti corregge il braccio, ce l'hai messo male con la mano che è in proporzione, deve essere così piuttosto che cosà. Infatti. Però ecco, diciamo che invece quello che abbiamo imparato è che comunque bisogna andare avanti, quindi Assolutamente sì. non potendo fermarci, perché non potevamo fermarci, abbiamo immaginato dei training, perché i training si possono concepire se il tempo è limitato ai 2 mesi, 3 mesi. Cioè, ovvio che nel training tu non impari niente, ma mantieni. Il senso è proprio del mantenimento che è stato possibile farlo. Ovviamente l'evoluzione, la progressione è esclusa, non è possibile, perché qualunque cosa tu insegni, intanto c'è un ritardo dovuto insomma al collegamento della musica, la danza è musica, quindi se tu insegni una cosa e poi la musica è in ritardo, comunque già viene meno un discorso molto importante che è quello della musicalità unita al movimento. E quindi obiettivamente io se insegno una cosa devo toccare, devo vedere, devo ma fondamentalmente toccare e stare vicino.
Però abbiamo fatto. anche che passa il contatto, l'energia, Esatto, perché attraverso quello lontano. che io Sì, però trasferisco. lavori anche sulla capacità di improvvisazione, noi la usiamo molto comunque nella danza moderna e contemporanea, ciò vuol dire che co così come voi tutti, molti hanno visto questi video girati dai ballerini del Teatro alla Scala, dell'Opera di Parigi, che sono piaciuti da pazzi, e poi abbiamo visto un importante marchio, che non citerò ora, nella vasca da bagno con le gambe che facevano l'esercizio con le bolle, non so se. Allora, la danza è ovunque. Ciò vuol dire che, come diceva Michela, noi abbiamo dato sul nostro canale YouTube e personalmente ai Sul nostri sito, il nostro soci, sito sul sito, dei suggerimenti. dei suggerimenti e delle vocazioni, abbiamo detto create, noi vi guardiamo, vi correggiamo, giudichiamo, intanto noi vi facciamo vedere delle cose, ce le fate uguali, ma non uguali, partite da lì e poi potete evolvere, potete fare altre cose, potete creare delle cose vostre, i bambini ci mandavano i video di loro che saltavano sul divano, si buttavano giù, abbiamo avuto Con i loro genitori vicini. dei caterpillar, ovviamente loro avevano il genitore di fianco perché noi non siamo responsabili, ma quello che facevano, ma facevano delle cose belle, magari un po' rischiose ogni tanto, buttandosi giù dal divano, erano convinti di essere i Cataclori Momix, ma comunque va bene, lasciamo che facciano, tanto c'era la loro mamma di fianco che rideva e tutto va bene, perché ad esempio i bebè su Zoom, no? Cioè, dico per la vicinanza, anche se li hai tutti quanti nei quadratini, sembra che si accavallino uno sopra l'altro, anche se ognuno ha casa propria, voglio dire, quindi vi lascio immaginare che cosa vuol dire gestirli quando poi sono tutti insieme, e sono tanti, ma sono meravigliosi. Ebbene, noi partiamo dai 3 anni, è per quello che abbiamo aperto solo adesso, che abbiamo appurato che comunque se le scuole aprono con le dovute restrizioni, diciamo, se aprono le scuole, nel momento in cui mandi un bambino a scuola, sai benissimo che c'è questa opzione, possiamo farcela, ok? Yes, I can, non vorrei, cioè, yes, I can, non vorrei citare un altro punto, no? Potrei anche citare Martin Luther King, però comunque, beh, voglio dire, proviamo, Certo. E andiamo. avete spettacoli che, su cui state lavorando per quando sarà possibile realizzarli? Adesso appunto mi è stata spostata la tappa di Interplay che avevamo per Natalia Casorati, che doveva essere il 1 ottobre, e stiamo continuando a lavorare, ma siamo in data da destinarsi, nel senso che non si sta entro fine novembre se si riesce a fare, comunque gli operatori nel campo dello spettacolo, se hanno lasciato a casa alcuni artisti, sappiamo che comunque li riconfermano per l'anno successivo, eticamente lo trovo bello e giusto. Quindi abbiamo alcuni progetti per il futuro, comunque quelli che non riusciamo a fare adesso li facciamo poi, abbiamo già contatti per altre cose, ma per scaramanzia al momento, Va bene, ma diciamo che diciamo, voglio del saggio prossimo, l'arrivare ai 9 mesi per poter creare qualche cosa di No, ecco, bello. io una cosa volevo aggiungere sull'opportunità che una delle opportunità di questo evento assolutamente non positivo, ovvero anche la possibilità di parlare della danza, ad esempio, con i nostri allievi e di parlare di una storia della danza, perché la danza non si può soltanto pensare che sia movimento, la danza è cultura, è una disciplina che ha delle teorie molto forti, ha una storia interessantissima, importantissima, per cui abbiamo all'interno delle varie lezioni che abbiamo proposto, sia di improvvisazione, sia di rinforzo tecnico, posturale, eccetera, eccetera, abbiamo parlato di danza, della storia della danza, nella fattispecie abbiamo fatto delle lezioni sulla danza moderna. Perché l'Italia è stata, e soprattutto Torino, è stata uno dei punti nevralgici in cui è nata la danza moderna, per cui È il motivo per il quale la nostra mamma, che da insomma tutto 50 anni. parte dalla Bella Hutter, che è stata la maestra della nostra mamma è stata la sua assistente per 20 anni, 15, insomma, tanti anni, e quindi poi ha ereditato il suo lavoro e l'ha portato a Moncalieri. Quindi era molto interessante creare questo link, intanto parlando di una Torino totalmente
affascinante. Sto leggendo Il Grande Gualino, che mi ha aperto completamente gli orizzonti, meraviglioso, un libro stupendo, che parla di arte, di danza, di industria, di una Torino che non conoscevo, non, ammetto la mia ignoranza, ma non conoscevo tutta questa sua vita così articolata e soprattutto interessata al mondo dell'arte. Sì, perché comunque al di là di tutto, quando noi abbiamo gli allievi di fronte, non è che parliamo solamente del muscolo o come puoi fare un tandu, nel senso che se c'è Torino Danza, se c'è Piemonte dal vivo, Palcoscenico Danza, se c'è Interplay, cioè, tutte le grandi rassegne, cioè, Lavanderia a Vapore. Noi coinvolgiamo sempre, portiamo 40 persone, andiamo a Reggio perché ci sono tutte le offerte formative. Devo dire che comunque il Piemonte offre delle offerte formative buone e c'è un buon riscontro, perché poi ti fanno vedere lo spettacolo, ma prima te lo spiegano e ti fanno la lezione personale, dico per esempio il Regio, quindi non si può essere avulsi dal contesto, nel senso che se c'è una mostra di Helmut Newton, per capire che cos'è un'impostazione di un'immagine, tu li mandi a vedere Helmut Newton, adesso è stato difficile perché non li abbiamo visti, però comunque noi promuoviamo sempre in parallelo e credo che questo sia il compito di tutte le insegnanti, non solo danza, la danza è top, ma è top nel momento in cui anche la colleghi ad altre cose, nel senso che la cultura è generale, quindi non si può, non si può solo pensare. Complimenti, perché anche avere un sguardo così ampio è fondamentale, e forse non è così comune, ma aiuta la persona a crescere appunto non solo nella capacità fisica, ma anche intellettualmente, culturalmente. No, ma certo, ma vedere uno spettacolo nei giardini della Venaria Reale è un'emozione, poi qualunque sia lo spettacolo, voglio dire che possa essere di teatro, di danza, a me interessa magari quello più di danza, mi interessano tutti, c'è la prosa, qualunque cosa. Laddove c'è ogni arte, forma d'arte, puoi catturare spunti e puoi arricchire a tua volta il tuo lavoro. Certo. D'altra parte, quando abbiamo fatto il lavoro per il Giardino delle Rose di Moncalieri, è stato bellissimo, cioè inserire questi fiori di ragazzi in mezzo ai fiori veri, e l'altro giorno ho incontrato una persona e ho detto, ma eravate voi, ma queste ragazze che erano dei fiori col vestito rosso, con portraits, quando l'abbiamo fatto. No, è costruirsi un pensiero, che come per tutte le cose è fondamentale, se non hai un pensiero, e il pensiero però o l'idea viene se hai un vocabolario ricco di suggerimenti. Se non hai mai visto uno spettacolo e non sai, non so, chi è Béjart piuttosto che Mazzec, piuttosto che il Royal Ballet, Maria Nela Nunez, che insomma diventa difficile poter crescere, perché non, ti manca il modello, ti manca un obiettivo, ti manca uno spunto che non è soltanto uno spunto tecnico, è uno spunto artistico e culturale. E quindi questa è stata una bella occasione, e avevo lo schermo pieno di presenze e prendevano appunti, mi facevano troppo ridere, e sarebbe bello, ecco, ad esempio questo sarebbe bello continuare a farlo, cioè fare questa cosa, si può fare a distanza, quindi fare il collegamento, chi vuole esserci c'è, chi non vuole esserci non c'è, non c'è nessun tipo di obbligo di, e allora si prosegue nel lavoro di formazione, perché da dire ce n'è veramente tanto, e per cui ecco, ci sono state delle piccole cose positive. D'altra parte, tutti i tuoi ospiti hanno un sacco di cose da dire, no? Cioè ne abbiamo visto. Sì, arricchisce un quadro. No, e poi un quadro completo di. Infatti, e in tutto questo, appunto, in questo percorso di storia della danza, mi fa piacere ricordare che Eclettica Danza è un tassello fondamentale non solo per Moncalieri, ma veramente per la storia di un territorio amplissimo. E mando un saluto alla vostra mamma, che è stata anche la mia maestra di danza, e quindi c'è anche un valore affettivo che si aggiunge all'apprezzamento da fruitrice. Ringraziamo anche lei, ringrazio, insomma, è col pensiero, e quindi saluta tutti quanti con grande calore. Continuo a perseverare nell'insegnare. Infatti, non riusciamo a tenerla a casa, non riusciamo a tenerla a casa.
diciamo Ma che veramente è c'è la sempre forza, qualcosa che insegna. bravissima, è una forza dell'energia straordinaria. E veramente saluti a voi, saluti a lei, ringraziamenti per questa bella testimonianza. Ringrazio anche gli amici e le amiche che ci stanno seguendo con la preghiera di condividere questa conversazione se vorranno, per noi è un piacere. E, prima di dare appuntamento al prossimo incontro, se volete Federica e Michela salutare e chiudere, vi lascio la parola. Beh, allora io saluto te in particolare, saluto e poi saluto tutti quelli che ci sono vicini e che capiscono insomma, lo sforzo che noi facciamo per trasferirgli il nostro amore per il nostro lavoro e insomma, ce la faremo, teniamo duro e ne usciremo. Mi aggrego nel salutare tutti quelli che ha salutato lei e soprattutto ringrazio la nostra mamma che ci ha insegnato ad amare la danza sopra ogni cosa, sempre. È una stacanovista della danza, quindi grazie a tutti, ma grazie a te soprattutto. Grazie a voi, buona serata, buonasera ancora a tutti e ci vediamo mercoledì 23 settembre con la nostra prossima ospite che sarà un'attrice e non soltanto, Linda Messer-Klinger. Buona serata e a presto. Ciao Buonasera, Federica, ciao buonasera. Michela, ciao. Ciao Laura.